È un po' strano perché l'umanità ha una storia di amicizia con i vaccini. Da bambini noi, che il morbillo, che l'altro, che la poliomeliti, ma tutti i bambini li avevamo vaccinati e nessuno diceva mu, no? Poi è venuto questo, forse questo è venuto per la virulenza e l'incertezza non solo della pandemia, ma anche della diversità dei vaccini e anche la fama di alcune vaccini che non sono atti o sono un po' di più di acqua destillata, no? E questo alla gente ha creato una paura. Poi altri che dicono che è un pericolo perché col vaccino entra il virus dentro, tante argomentazioni che hanno creato questa divisione, no? Anche nel collegio cardenalizio ci sono alcuni negazionisti, e uno di questi, poveretto, è ricoverato col virus, no? Ma ironia della vita. Sì, io non so spiegarlo bene. Alcuni lo spiegano per la diversità di dove provengono i vaccini, che non sono sufficientemente sperimentati, che hanno paura, no? Ma si deve chiarire e parlare con serenità, no? Con questo, no? In Vaticano tutti i vaccinati, tranne un piccolo gruppetto che si sta studiando come aiutarli. Thanks for watching Bloomberg Quick Take Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world. And tune into our 24/7 live stream for global news coverage, interviews, deep dives, shows, and documentaries on the stories you care about most.